Fra Jurek, da quale parte della Polonia arrivi e come stai vivendo da frate polacco in Italia questo momento così delicato per tutta l'Europa, ma in particolare in maniera ravvicinata per la tua terra? Pace bene, sono Fra Jurek, vengo dalla Polonia, nord-ovest della Polonia, la città di Stettino, alla costa del Mar Baltico. Da polacco, certo, sto vivendo questo periodo della guerra in Ucraina come un momento molto forte, molto forte. E non solo nel senso di mettere in questione la sicurezza, per oggi sembrava che ci si dava per scontato, ma soprattutto nell'assistere un scoppiare di violenza, di crudeltà che tocca la gente che vive vicino a noi. Certamente è una sfida per tutti noi in Polonia, e tutti quanti che viviamo anche all'estero, sapendo dei nostri vicini che si trovano molto vicino a questo dramma e a questo pericolo che si sta svolgendo in Ucraina. Sei ormai in Italia da diversi anni. Attualmente qual è il tuo incarico? Attualmente vivo al Franciscanum, una fraternità della nostra custodia, detta comunità di mezzo perché viviamo proprio al centro della città di Assisi. La nostra vita dei nove frati che viviamo qui viene scandita tra varie attività nel campo della docenza, animazione spirituale, ricerca sui valori del francescanesimo da proporre anche per la gente che viene qui ad Assisi a nome della custodia. E l'accoglienza fraterna per la formazione permanente dei nostri confratelli di tutto il mondo e per un periodo di rinnovamento spirituale sia dei frati, sia dei amici dei frati, dei collaboratori stretti dei frati, in modo che possiamo non solo svolgere insieme la missione, ma anche possiamo spiritualmente crescere insieme. Ecco, ma tu di questa comunità sei il frate guardiano, vale a dire il confratello che ha il compito che gli viene affidato di custodire la casa, ma anche la vita fraterna, la comunità. In base alla tua esperienza, con quale spirito è importante svolgere questo compito? Sì, nella mia esperienza del guardiano, dell'animatore, che guardiano è anche servo e animatore dei frati, credo che vale tutto quanto San Francesco propone per i custodi, per i guardiani, cioè essere colui che soprattutto ascolta, colui che interpreta la vita fraterna nei lati nobili, nei lati belli, nei lati della santità, quindi anche propone, quindi anche ammonisce, quindi anche guida e anche colui che serve, anche colui che sa lavare i piedi quando ce n'è bisogno, ma anche colui che sta semplicemente bene con i propri confratelli, che sta vivendo la vita non sperando in un domani, ma vivendo oggi con qualità di quella che si desidera vivere da religiosi. Grazie a Jurek per la tua testimonianza e anche per lo spirito con cui comunichi tanto amore fraterno. Rimaniamo in preghiera con te per la tua terra, per l'Ucraina, per tutti noi. E un saluto a tutti coloro che ci seguono la prossima settimana.